L'inizia la parabola, ripeto, di grandissimo scrutatore dei difetti italici, della mutazione antropologica, dicevamo poco fa, di Alberto Sordi. Che andranno avanti per molti, molti, molti film, e tutti i mali italici e anche tutta la grandezza italiana escono fuori dai film di Sordi. Può uscire lo sbruffone, è il mai cresciuto, ed è il personaggio è di Nanno Meniconi, abbiamo detto, in Un americano a Roma, lo sceicco bianco, il personaggio dei fotoromanzi, lo sceicco bianco, o il personaggio dei vitelloni. Ma c'è anche la persona che incarna il cammino italiano duro del dopoguerra, specialmente di chi non si voleva assoggettare a determinate situazioni. È il personaggio di Silvio Magnozzi in Una vita difficile di Norrisi, dove davvero Sordi dimostra storiograficamente, perché poi il cammino è quasi storiografico, cos'è stato il passaggio dell'Italia dalla guerra partigiana, nel caso di questo comunista Silvio Magnozzi, fino a tutti gli scontri che ci sono stati nell'immediato dopoguerra, fino alla quasi prostituzione a un magnate dell'editoria, con mani in pasto in varie cose, anche un mezzo palazzinario grandiosamente interpretato da Claudio Gora, e poi il riscatto finale dando un ceffone e facendo volare in piscina a quello che era il suo datore di lavoro, oppure quello che è stato lo sbandamento delle truppe italiane all'indomani della pace separata dell'8 settembre, che poi fu firmata il 3 settembre, a Cassibile, vicino a Siracusa. Anzi, addirittura ci fu una radio dell'epoca che, dato che la pace era stata fatta con gli americani, disse che era stata firmata a Cassibile, ma era Cassibile, qui in provincia di Siracusa. Ecco, quello è Tutti a casa di Luigi Comencini, e lì davvero si vede lo sbandamento. La telefonata all'inizio: qui è successo un mondo, signor tenente, qui i tedeschi si sono alleati con gli americani. C'è una cosa in cui, perché improvvisamente i tedeschi erano diventati nemici, quindi non riusciva a capire quello che stava accadendo. Signor tenente, i tedeschi! Dove? Là! Fermo il plotone, ali! È soltanto uno, fermi al vostro posto! Ein Moment! Io, prigioniero! Tu mi devi fare prigioniero! Come prigioniero? Io basta guerra, prigioniero! Ma non vedi questo? Io chissà che me credevo, mi ha messo pure paura, ma vattela piano! Andiamo ragazzi, su, avanti, in marcia! Qui c'è un matto, tu c'è! Non fare prigioniero io! Non posso fare prigioniero io! Mio diritto! Ma che diritto? Chi te l'ha detto a te? Io non ho nessun ordine per fare prigioniero! Diritto mio! Non vuoi fare il soldato, vattene a casa tua, io non te posso portare con me! Mio diritto! Via! Prigioniero! È inutile che mi vieni a prendere. Tanto io, prigioniero, non te ce faccio. Hai capito o no? Vattene via. Bitte machen Sie mich prigioniero. Te ne devi andare, capito? Te ne devi andare. Va via. Stelle alleati. Schöne verbündete. E questo è appunto l'inizio di una serie di maschere. Un'altra importantissima è Il medico della mutua di Luigi Zampa e Guido Tersilli, o il personaggio del vigile, sempre di Luigi Zampa, o altri personaggi importantissimi di altri registi. L'epitome, secondo me, che spiega in fin dei conti la maschera Sordi qual è il Marchese del Grillo di Monicelli, dove campeggia una frase che sembra sua, sembra
come dire, la, il motto che sintetizza la romanità impunita, quella proprio il romanaccio impunito, ma invece è una citazione del grande poeta di lingua romana Giuseppe Gioacchino Belli. E quando il Marchese del Grillo si volta verso dei poveracci all'osteria e dice: perché io so io e voi non siete un cazzo. Il potereato, sto ladrone, stava a baracco il piede, gli passava la carta, vedi? E bravo, dentro anche tu con gli altri, via! No, aspetta, altro! Io non posso essere arrestato che per ordine espresso del Cardinal Vicario. Sono il Marchese Onofrio del Grillo, Duca di Bracciano, guardia nobile e cameriere segreto di Sua Santità Pio VII. Mie coglioni, io sono generale comandante Francesco della Piazza di Roma, amico Indio di Napoleone, e perciò ti schiaffodente per resistenza alla Ronda Pontificia. Falsa generalità, nobiltà abusiva, sono cazzi tuoi. In galera! Allora devo forza, camminare, via! Via. Ma che fai? Oh. Signor Marchese, e che ci fa lei in mezzo a tutta questa canaglia? Che ci faccio? È hai visto? Mo so cazzi tui, mi ci ha messo sto coglione qua. Ma davvero? Ma che, ti sei ubriacato? Te metti a restare il Marchese del Grillo? Ma sto in mezzo a tutti questi ladroni. E tu non sai distinguere un nobile da un plebeo? Per questo ti farei 2 mesi di galera, così ti impari. E che impara? È uno scemo, non lo vedi? Gli avevo pure detto chi era, eh? Ah. Mi dispiace. Ma io so io. E voi non siete un cazzo. Questo è stato Sordi. E la eredità di Sordi l'ha presa, secondo me, Carlo Verdone. Carlo Verdone è un altro che ha continuato quella scia, beccare i difetti degli italiani, ma anche certe gergalità, certe parole, certe locuzioni che sono spettacolari. Una che mi è rimasta, credo che deve rimanere negli annali della cinematografia, e per oggi concludo, di Carlo Verdone, dove si nota il legame perfetto con Sordi, è contenuta nel Gallo Cedrone. Per dire al fratello, il personaggio centrale, che il padre poteva aver avuto delle avventure omosessuali, non usa la parola né finocchio, né frocio, eccetera, eccetera. Usa... A lui. Papà ci aveva le chiappe, chiacchierà. E te, hai capito? Sì, non sarei mai vergognato. Io dico che papà comunque si deve vergognare dall'altra cosa, Franco, eh? Che cosa? Metti seduto, se no te ne mani le gambe. Di che? Siediti. Beh? Ma usai o fai finta di non saperlo? Cosa? Pure mamma lo sapeva, tutti lo sapevano, Franco. Che cosa? Che papà c'aveva le chiappe chiacchierate. Le chiappe? Chiacchierate. È la verità, Franco. La devi accettare come ho accettata io. La devi accettare, ci ho dormito per 3 giorni e 3 notti. Mi sono detto, la vita bisogna accettarla. E accetto pure sto lavoro, perché lo faccio, Franco, dai. Fammi sapere quanto mi pagano, se mi mettono i contributi. E finimola qua, dai, finimola qua. Dai. Vai. Alla prossima. Mm-hmm.